Faccio a tutti ragazzi, qui a campo, bentornati, io bentornati, nuova cane di cucca. Ragazzi, vi devo rivelare un segreto. Ho ben piccato GP. Ho ben piccato GP, allora loro avevano piccato TF e Blanco, ho detto oh, uno dei due sarà top. Ho detto oh, picco GP, proprio perché sono un coglione. Alla fine hanno preso Fiora, ho preso il Xost, GP contro Fiora non è un buon matchup per GP. Però possiamo tranquillamente farmare senza cercare la kill, andiamo per la farm. La lasciamo quando possiamo e ho preso l'Xost per evitare gli all-in a livello 5 tipo. Livello 6, scusate. Comunque su Twitch TV ho visto che Twitch mi dà la possibilità di mettere gli stemmi anche per chi fa il sub 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi, 1 anno e 2 anni. Cioè scusate, 3 mesi, 6 mesi, 1 anno e 2 anni. Tipo, nel senso che se voi fate il sub sul mio canale di Twitch per, che ne so, 3 mesi, cambio lo stemma rispetto a se lo fate solo per un mese. Infatti vorrei metterlo, adesso devo capire che cosa fare però. Perché, to be honest, non lo so più bene cosa dovrei fare. È una cosa, ci sto pensando da molto tempo, ma non riesco a capire bene cosa fare. Cane, perché fare così? Zitto, basta. Perché deve essere un'immagine che si capisce, perché 18x18, che cosa ci posso mettere che si capisce? Tipo, per un anno che è tanto ci vorrei mettere tipo... Tipo qualcosa che mi rappresenta. Però non so. Non... I don't get it, man. The World in Nara Jungle. Allora, sto matchup come ce lo giochiamo? La rassiamo di Q. Se noi la rassiamo di Q, lei probabilmente ci farà la Q addosso. Quindi prenderemo sicuramente più danni di lei. Però se la rassiamo di Q quando il nostro Vidal non è davanti, lei probabilmente forse la Q non ce la farà. E allo stesso tempo, se ci fa la Q, noi prendiamo più ward value, più ward damage rispetto a lei. Il che è ok. Qua ranchiamo Mirth. Ha saltato bot, probabilmente il loro jungler. Vediamo. Oh, roba che appena esco da qua, il Vidal me lo mette davanti. E che non ce lo sapevo. Mi sono fatto prendere sto Vidal, almeno così i minion me li so potuti assettare. Guardate qua. Questo è un free, una free Q che gli posso fare a lei. Perché lei ha il Vidal dietro, vedete? Do la preferenza a minion invece che a lei. Ho il Vidal davanti. Vado back. Torno qua, così ho il Vidal dietro e posso fare la Q addosso a lei. Non ha la Q lei? Q addosso. Perfetto, così. Vabbè, ho sbagliato qua. Abbiamo andato in cooldown la Q per parecchio tempo. Oh, ho fatto il cannone. Ah, fuck. La W non me la porto, tanto non getto jungle, non credo che mi ganchi qui sotto torre. Loro pensano che mi sono portato la W, invece non me la sono portata. Bello ward, mate. Ah, però sto prendendo troppi CS. Anche il Vidal dietro. Sai cosa vuol dire? Free Q addosso all'avversario. Però la preferenza ce l'hanno i minion. Dovrei wardare in questo esatto momento, però non lo farò. Ricordiamo che noi abbiamo l'Exhaust, eh. Inizia a fare le minion così a caso però.
rischi stare qua, potrei regalare e fare la shield, però vorrei fare pressure perché ho fatto la troppa PCS. Però adesso faccio la shield così. Questo è Free Gank se viene Rengar. Io voglio continuare a fare la shield qua perché lei ha finito regalato in potion. Nel prossimo back, lei vuole la diamante al prossimo back. E adesso per ora non ce l'ha. E io non voglio che si faccia la diamante. Ah, sta prendendo un po' di CS anche lei adesso, eh. Buono. Questo pure, no, questo lo prendo. Oh, l'ha felato, mate. No, 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 lei ha il TP advantage, dove fa il challenge così? Me l'ha trollata, Rank. Ok. Facciamoci le scarpe, andiamo dopo. Allora, qui ho lasciato la lane così perché almeno lei ha dovuto usare per forza il suo TP e io tornerò in lane e perderò massimo 2 CS, ma proprio massimo. Ho fatto questo sia Flash che Exhaust. Lei è più minion di me. Purtroppo ho fatto una marea di minion a caso, io di mio, perché è la prima partita del giorno, quindi può essere che trovo un po' male, ci sta. Lei ha fatto il 6, però la wave è messa molto bene. Voglio aspettare di più che posso. Adesso con la scena faccio veramente tanti danni di più, comunque, a Fiora, che non ha la diamante, che è quello che volevo. Cioè, non volevo che Fiora avesse la diamante. Perché è troppo forte come item contro. Ma la che mi chiami a fa? Scusa, SCS. Qui uso prima un cannone. Dead Nova. What a skin. Posso rimanere anche attaccare la torre qua in realtà un po', non ho paura di DF. Ecco. L'abbiamo anche spottato, perfetto. Possiamo regalare adesso. Perfetto, perfettino. Regaliamoci, facciamo il dam del Phage. La wave poi mi uscirà contro, tra l'altro, perché guardate, adesso la sua si gruppa e attacca il primo minion prima rispetto al mio. Ma chi sono questi che mi chiamano? Wind, cazzo sei in culo. Ma chi siete? Io non rispondo. Attaccate al cazzo. No, 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 la Diamant. Non ha ancora la Diamant. Qua gli stiamo rallentando tantissimo il back di Diamant, che per Fiora è essenziale contro GP. Lei ha 6 milioni, ha 8 milioni in più di me. Però non sono arrivato a 8 milioni perché io quella culo l'ho rassata un bel po' di volte. Quindi sono 10 gold in più. Più, non solo questo. Più il fatto che ho preso i minion con i barili. Qua non voglio il vita, non voglio il vita qua. Perché se lei mi fa una qua addosso mi leva tanto. Perfetto. 163 di pull, vediamo. Nice kill, lei è rimorta. Non ho paura di TF. Perfetto, ho usato l'ultimo per killare Fiora, il che va bene. Forse non ha neanche i recall di Tiamat. Chiudiamo il cannone dopo il true damage. Cannone dopo, aveva. Ok, possiamo andare back. Blank forse è morto. Blank aveva alcune top. Mi top la torre gli abbiamo levato metà HP, che è good. Forse ce lo potrebbe avere il recall di Diamante, non sono sicuro. Però potrebbe avercelo. Andiamo di Dagger e adesso lo control ward. Sì, infatti ce l'ha. Ok. Abbiamo 6 CS, ma come vi ripeto, io ho molta più soldi, ho molti più soldi rispetto a lei. Dica sto di più. Ah, le Blank ha TP. Ho molti più soldi rispetto a lei. Per il fatto che l'ha settato
i minion sia di Barilli che ho fatto l'EQ su di lei. Dovrebbero mettere tipo quanti soldi fai di IQ che arrasti l'avversario, secondo me, con GP. Dovrebbero metterlo. Così ti fai un'idea di quanti ho miscliccato il minion da targettare. Comunque ho fatto la dagger per l'assettare meglio. Sotto torre. Never trust a built rat. Come. Non sto molto attento a TF, sicuramente adesso verrà top. Sicuramente adesso verrà top, quindi voglio sciogliere questa wave as soon as possible. Temo molto il gank di DF perché se Fiora torna in game sono parecchi cazzi miei. Qua Fiora ha tutti i CS ma non mi importa perché quello che voglio fare è show uguale. Quindi va bene così, cioè in realtà mi importa, non devo velarli però. Cioè assolutamente meglio per la 2-3 CS ma che la lane un po' di push contro rispetto a giocare con la cura che ti ganchi un TF. Questo intendo. Vi faccio capire che ho l'exhaust. Ma la stop, la smetti di pingare, holy shit, mi sto iniziando a far tiltare. Cancelliamo qua le notifiche. Faccio un nuovo attacco qua. Poi una bella cupola con la Shin e si regala. Ok. Fiora ha fatto un TP che è riuscito a prendere un bel po' di kill. Io ho fatto la ult su tre persone in modo tale da zonarle. O comunque se fossero passate in là sarebbero dovute passare entro le ulti, quindi essere slowate. Però secondo me, sono sicuro al 100% su questo, che loro hanno usato dei flash, tipo TF ha usato il flash per forza. Fammi dire che te mi posso fare, posso andare di Ghostblade volendo, perché sto veramente tanto head. La one speed contro Fiora è quello che fa per me. Quello che fa per me. Abbiamo preso forse Blood Tower. Comunque questo è lo Smurf Roman Warrior, l'ho solo risoprannominato, eh. Quando posso la sito minion di Q da avere più soldi. Devo stare attento a cercare il bash perché Fiora mi killa uno verso uno. Fiora mid. Lol. Come fa una Fiora a gankare un'Orianna? Devo ping SS ma sinceramente non riesco a concepire come sia possibile che una Fiora riesca a gankare un'Orianna. E shit like that. TF mi sa che sta bot side. Mo' Fiora passa da qui. Cloud Drake. Non mi ha dato nessun minion. E qua continuiamo a pushare, perfetto. Con la Ghostblade avrà 45% cooldown. Feels good, man. Andiamo back. Oh. Good, good. Va benissimo anche così. Regaliamo, va benissimo così. Sono venuti in tre top, ma Zara la ulti. Perché non flash ulta? No, non ce l'ha.
Vabbè, sti minion e zero. Mettiti davanti, che sti minion zero li fila tutti se è la ulti up. Minchia, che cazzo. Questi sono pussy. Ok, andiamo di item blu e torniamo top. TF non ha l'ulti, questo è molto buono. Fiora comunque sta facendo un ottimo lavoro, devo dire. Perché nonostante sia andata così bene di lane, sta dando pressure il bot e top. In realtà non dovrebbe essere possibile una cosa del genere. Fiora non è uno di quei champion che riesce a rommare. Forse mi visto che hanno le blank, Orianna si è scoperto. Perché giustamente non mi ha chiamato l'SS, quindi magari non si aspettava Fiora mid. Che potrebbe essere. Io vorrei gruppare con il mio team volendo. Però vorrei avere prima. La Fiora potrebbe stare qua dentro. O qua dentro. O anche qua dentro. Non sta nessuno dei tre. Allora, possiamo regalare che abbiamo il potenziamento da ulti, prenderemo un potenziamento di tutto il damage. We can siege mid, I think. All fight. Possiamo andare tutti a 5 mid. Comunque lo smurf è di 1,75 punti. Fiora vuole pushare top, lo lascio pushare top, lo andiamo a 5 mid e siggiamo. Potrò prendere un altro longsword, vaffanculo, non l'ho presa. Sono 10 danni in più comunque, quindi sarebbero stati buoni. Comunque la wave è smezzata, non so se mi conviene andare mid adesso. Mi sa che non mi conviene. E dai, mate. Adesso mi conviene, andiamo. Vai mid, mid, mid. Vado doppio. Torno doppio, mid, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Fiora ha flashato. Good shit, man. Fiora adesso dà ancora un casino. Di top, di farm, guarda. Buono, buono. Non morite. Ho preso la torre mid, ci serviva. Perché è l'ultimo che dovevamo prendere. Adesso iniziamo a assaggiare da altre parti. Ho la cosplay, tu cofferi dopo vecchi barili, ho failato. Però è ok. Sente, guarda, il primo game del giorno, guys, è veramente doloroso riuscito, cioè. Meccanicamente fai una marea di cose. Porca boia. Tra poco c'è il drago, il mountain. Lo dovremmo prendere. Però tra poco c'è anche il baron. Ok, andiamo di cosplay. Adesso lasciamo l'infinity. Volendo poter lasciare la sterak invece che l'infinity. Che mi lascio l'infinity, devo andare a culo sul crit. Invece se mi faccio la sterak sono sicuro al 100% che non mi killano. Infatti mi faccio la sterak. Mi faccio la sterak. È molto forte come item su GP, anche perché la triforce ti dà health e la sterak ti dà comunque un po' di addiri secondo a quanto è alta, è tipo. Come vale? No, il 25% di AD. Vabbè. Same shit, man. La Ghostblade ci dà armor pen. Letality, sorry, letality. Per il good in early game. Hanno botta a piccare la troia. Good, di ha flashato. Possiamo prendere sto blu? Take the blu. Possiamo dire anche Fiora se andiamo a prendere loro blu. Oh, buono, 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 buono. Come cazzo ha fatto andare qua a Fiora? Ha fatto la Q di qua, non ci credo. Dai, che lucky. Avete visto quanto mi leva Fiora? Uno su uno mi killa. A parte che ho filato il primo barile, poi ho fatto l'ottimo sul barile e poi ho filato anche quest'altro. Mi serve il 13 per killa Fiora, mi serve il barile ridotto. Che allora, sto filando tutti i barili, riesci. Però non c'ho neanche la ulti. Però volevo passare di qua per stilaglie blu, ma alla fine si sono presi loro. Comunque mi si è preso altre cose. C'è il drago tra poco, ma c'è anche il baron, dobbiamo stare molto attenti. No, l'exhaust. Comunque l'exhaust non l'ho preso tanto per la lane, ma più che altro per i teamfight. Io devo andare top, mate.
Sennò queste cose lascio nel bar. Comunque dicevo, l'Exodus non l'ho preso tanto per la lane. Ok. Cioè sì, va bene anche per la lane, però l'ho preso più che altro per il team fight. Questa è rischi come cosa perché io adesso sto da un'altra parte della mappa. Good shit, guys. Mi sono sciovato top. Hai visto che mi sono sciovato top? Solo dopo che hanno finito il Baron. Cioè il drago. Così loro potranno pensare che io stessi ancora. Che stessi bot side. Dopo c'è questa wave prima che arriva Fiora, ce la faccio? Sì, ce la dovrei fare. No, non ce la faccio, quindi vado back adesso. Ho preso comunque i ranged, quindi mi va bene così. Regaliamo. Vediamo se mi lo grillo con Orso Assume. Se tappiamo i barili. Un altro barile qua dietro. Quello che vuole fare Fiora in realtà contro GP non è tanto stare qui in lane e tirargli il dritto, ma fare i flank, no? Quindi, tipo. Se adesso lei ha fatto la Q qua e qua per mettersi qua in posizione per flankarmi, è perfetto per lei, capito? Però lei non sa che io so queste cose, credo. Quindi io la rispetto, pusho sta wave e basta. Regalo con l'item della vita. TF inizia a sfittare il bot. Io scrivo che potrei andare in bot, però Fiora ha TP di vantaggio, quindi non ci conviene, ci conviene lasciare cose. Setup Baron Pit Vision. TF tipo là, non ci poteva stare là. Abbiamo un monte, iniziamo molto head, il Baron ce lo possiamo rushare. Quindi TF doveva, do, non doveva stare là bot TF. Poi c'è andato lo stesso, ma in teoria non ci sarebbe dovuto andare, guarda qua. Exhaust! Fucking exhaust! Va bene, abbiamo tutte le link che pushano. Qua ho messo fatto prendere un po' troppo la mano. Qua preferisco farmi item CD, cioè item crit. Mi faccio item crit qua. Avete visto l'exhaust Fiora, Fiora flashato. Allora, qua mi faccio item crit. Oh, l'ho morto anche questo. Come cazzo è morto? Qua mi faccio item crit. Baron, Baron, ci possiamo fare Baron? Ci possiamo fare Baron? Mi faccio item crit, mi faccio. Faccio l'item crit perché in questo caso posso, diciamo, sculare sul crit in teamfight e fare molte cose. Tanto lo Starak sta ancora molto lontano. Fiora ha una bella farm da farmare top. Abbiamo le wave setupate bene per fare un nasher, ma non bene se dobbiamo fare qualcos'altro. Nel senso. Servirebbe il secondo potete della ulti. Ma il Baron è pretty free. Comunque. Questo è abbastanza free kill qua. Però è bravo, guarda come non regala. Sta regalando qua dentro. A me va bene una cosa del genere. Cioè, loro il mio nome si sta a fare Baron, quindi a me va bene, sì. Them from the
Let's go, il crit magico. Buono, buono, buono. E qua, boom. Chiaramente ti darò una pizza così forte che ti va a rubare tutta la vita. Oh, what, ho operato. Andiamo un botto. Abbiamo lo Sterak. Sì, yeah, baby. Vai. Let's go. That's what I'm talking about, guys. C'è un altro monte. Io vorrei take a mount and go back. I need second upgrade a foot. I set up bot wave. A parte la bot wave è già setupata. Però. Però whatever. Ho bisogno del secondo upgrade della ulti. Perfetto. Let's go, man. Boom! Zzz, what are you doing, guys? What are you doing, guys? Mercy sake with my ship. GG. Che cosa volevate fare, figlio di puttana? Lo sarà che è troppo forte, ragazzi. Troppo forte, non riesco a capire la circostanza. Di 1,94 punti, ragazzi. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un bel like. Si va, commentate, si va, condividete. Un faccio a tutti, ragazzi, dal vostro canale Lupo. Ciao, guys.